Ciao Giorgio, in nome di Opiopo ti saluto. Altrettanto a te. Insomma, Dio della te, buona domenica. Anche Dio della Gens Italia, come dici tu, a mio dire tu ormai mi hai fatto prendere questo vizio, e buona domenica anche a te e a chi ci vede e ci ascolta. Sì. Senti, ti do una notizia in anteprima, anzi, tre cose. La prima notizia è questa, qui su un servizio YouTube che si intitola Chienghe e Boldrini tacciono su mafia di Bengasi, cioè in Libia, che traffica migranti clandestini. Ecco, se uno su YouTube si scrive questa frase, cioè Chienghe e Boldrini tacciano su mafia di Bengasi che traffica migranti, troverà una notizia clamorosa che riporta un nostro, diciamo così, anche... Non è clamorosa, lo sappiamo chi sono quei due. Sì, beh, conosciamo perfettamente quelle due. Sì, noi sì, ma... Fanno parte della stessa genga. Un attimo, la notizia clamorosa è questa, che praticamente qui dice un nostro un amico che ci segue, Martiris Brigade 1969, così si fa chiamare, dice che la signora Boldrini ha dato il suo numero di cellulare agli scafisti che portano clandestinamente gli emigranti in Italia. Da tempo, quando ancora non era eletta Presidente della Camera, è stata eletta Presidente della Camera, sì, nell'ambito di una serie di scelte portate avanti da quei negrieri che hanno voluto, e sono i negrieri, no? Chiariamolo bene. Sì, certo, No, io sono qui proprio per riuscire a far capire. Certo. Siamo qui proprio... riuscire a far capire alle persone che se vogliono fare un'analisi della situazione devono ragionare. Io ad esempio ti porto un esempio banalissimo, un libro come questo, del noto storico Romolo Gobbi, che ha provocato la Seconda Guerra Mondiale, sì, nell'ottica della complessità. Cioè, cosa significa? Significa che Romolo Gobbi, che è uno studioso storico di vaglia, ha ritenuto opportuno fare un'analisi, no, dell'origine della Seconda Guerra Mondiale, alla luce di che cosa? Dei nuovi parametri di conoscenza, certo, che non possono essere quelli lineari del Settecento. No. Sono degli altri. Certo, certo. Secondo i parametri razionalisti del Settecento, no? La guerra la provocava chi dichiarava guerra per primo, chi apriva, no? Chi apriva le conflittualità per primo. Oggi, per fortuna, esiste una capacità, la possibilità di revisionismo sulla base della nuova cultura, dei nuovi parametri, del nuovo paradigma, per cui o tu analizzi le cose così o tu non vali niente, hai detto delle idiozie. Esatto. Chiaro? Esatto. Quindi, allora, partendo da questo presupposto, quando noi parliamo dei negrieri, parliamo di quella frangia del potere attuale globalista e mondialista che si avvale dei negrieri, perché fanno parte della stessa congrega, no? Che sono quelli che appunto forniscono gli schiavi. Esattamente. E poi sappiamo anche quello scopo. È lo stesso discorso che noi facciamo in relazione ai governi del Brasile, dell'Argentina, del Messico, eccetera, degli Stati Uniti o quant'altro, sì, all'epoca dell'importazione degli schiavi. Sì, chi stava al governo regolava il traffico degli schiavi. Esatto. È vero che il trafficante minuto, state bene attenti, qui le cose vanno ragionate, è vero che il trafficante minuto, no? Guardava i soldi e ne fregava assai, ma erano i governi che li volevano. A un certo punto scoppia in Inghilterra l'idea del perbenismo inglese, no? Gli inglesi sono perbenisti, le suffragette sono nate in Inghilterra, no? Ti immagini? E tutto il resto. Scoppia questo perbenismo e l'Inghilterra manda delle navi a controllare il traffico degli schiavi. Cosa succedeva? Che quando le navi negriere vedevano che si profilava all'orizzonte una nave antischiavista, buttavano tutti gli schiavi a mare. Domanda. È vero. Domanda. Perché gli inglesi erano interessati a fare i buoni nei confronti degli schiavi?
L'altro ieri l'amico Giuseppe Torisi ha messo in circolazione un articolo bellissimo scritto da uno storico che fa vedere i massacri di questi maledetti schiavisti, quello che sono stati capaci di fare, quello che erano e continuano a essere capaci di fare loro. Decine di milioni di morti in una società che non era l'attuale, cioè siamo 77 miliardi di persone, se muoiono 5 milioni, 7 miliardi, ma miliardi. All'epoca 5 milioni rappresentavano la maggioranza di tutta la popolazione africana. Certamente, certamente. Vuoi dire una cosa allora? Allora, perché, perché i buoni inglesi, aspetta fammi finire, perché allora i buoni inglesi erano così buoni, così attenti ai destini dell'umanità da far sì che tutti quei poveri schiavi venissero annegati, morissero annegati, morivano annegati. Sì. Appena si profilava l'orizzonte, la nave negriera se ne liberava. La nave non è che era il contrario. No? Non è che era il contrario. Allora, come giustamente ha ricordato l'amico Pantano, ci sono dei satelliti che riescono a vedere anche, no, il numero delle pulci che c'ha nel culo Napolitano. No? Sì, sì, sì. Allora, no, niente. Lo riescono a vedere una nave che va a fuoco? Sì che la vedono, in quella bagnarola, sì, che è il Mediterraneo. Ma la vedono, sì, dai, questo sappiamo. Allora, ecco. Ascolta. Ritorniamo al discorso, no, ai buoni inglesi. Perché sì, i buoni inglesi non volevano che ci fosse il traffico degli schiavi? Perché attraverso il blocco del traffico degli schiavi interferivano negativamente sull'economia degli Stati Uniti. Esattamente. E ricordiamoci che la guerra di secessione, che è stata una guerra terribile, con tutto il rispetto anche per i sudisti che si sono battuti benissimo, era in realtà una guerra per cui, avendo il nord bloccato i traffici del sud, era andato a gambe per aria l'intera economia inglese, che si basava sull'industria tessile. Sì. E l'industria tessile si poteva basare solo sulla che cosa? Loro avevano l'energia per mandare avanti i motori, che erano motori a carbone, ma non avevano la materia prima, che era il cotone. Esatto. Gli hanno bloccato il cotone e l'Inghilterra è andata in tilt. Esatto. Ecco cosa significa andare a guardare la situazione nel suo complesso. Bravo. Allora cosa significa? Significa che chi gestisce il potere vuole i suoi uomini nei punti cardine. Nel caso specifico, chi ha voluto che a presidente della Camera ci fosse la Boldrini e a ministro dell'immigrazione ci fosse Kyenge sono gli stessi poteri che armano i negrieri, la stessa gente che trafficava con i negrieri. Perfettamente chiaro. Te lo dico da Ravennate, l'ho scritto e continuo a scriverlo, il più grande persecutore di negrieri, attento, è stato il mio concittadino Romolo Gessi. Ha trovato il modo che morisse. Allora, ha trovato di fare in modo che morisse. Ma chi era che faceva il traffico dei negri che andavano a rapinare, a portare via, eccetera, uccidendolo la metà, i tre quarti, soltanto nel tragitto a piedi, che era un tragitto di 1000 chilometri. Mm-hmm. 1000 chilometri, sì, dalle, sì, foreste, capito? Dalle foreste dove c'è fortunata, si è salvata la mamma di Obama. Senti Giorgio, perfetto. Allora, no, aspetta, allora cosa faceva Romolo Gessi quando pigliava questi qui? Erano poi arabi, no? Li pigliava, sì, e fucilava, giustamente. Immaginarsi. Ma questi arabi, ti ricordano per caso i sauditi? Sì. Come? Non è la stessa gente. Sì, che fa casino in Siria, certo. Non sono gli stessi emiri? Sì. Sono, sì, loro. Sì, sì. Sempre loro, delinquono in varie forme, da schiavismo a terrorismo. Questo ormai lo abbiamo capito. Esattamente, ma sono loro. Sì. Sono loro. Adesso Giorgio, ascolta,
non so se hai compreso il discorso, ma ti vuoi farti ricordare per mantenere la scaletta, perché gli amici me l'hanno chiesto. Uno. Sì, in ogni caso abbiamo precisato questi concetti. Certo, perfetto. Noi ragioniamo in questi termini, capito? Certamente, è stato perfettissimo come al solito. Adesso mi devi parlare, però, per far contento i nostri amici che ci ascoltano, che mi hanno chiesto, non solo della crisi economica attuale, secondo te com'è, ma anche vogliono sapere del nostro politico coloniale e soprattutto delle figure che hanno avuto un, diciamo, un loro ruolo in questo per sopprimere certe rivolte essendo uscite in Libia, in generale Graziani e Roat. Voglio che tu ci dici cosa sei tu. Ecco, questo mi hanno chiesto questo Franco Merz, sì, e anche altri. Quindi a te la parola, comincia, sì, dalla crisi e poi passiamo alla politica coloniale italiana e quindi Graziani e Roatta. Allora, comincia da? Dalla crisi e poi passiamo a parlare di Graziani. Va bene, come vuoi, sì. La crisi. Allora, la crisi economica è una crisi come un'altra crisi, né più né meno. L'ho detto più di una volta e continuo a dirlo adesso. Sì, sì. C'è una piccola differenza. Ad esempio, prendiamo la Francia pre-rivoluzionaria. C'era un impoverimento sostanziale dovuto a due fattori. Il primo fattore era la massa di guerre che la Francia aveva dovuto sostenere, no? Nel periodo precedente. Fino, non dimentichiamocelo, alle guerre per il controllo dell'America del Nord. Sì, il Canada. Oh, dove la Francia ha perduto il Canada, e non è uno scherzo. All'epoca, parlo del Settecento, sì, armare una flotta e spedirla in Canada non era uno scherzo. No, era molto impegnativo. Non è come perché oggi che carichi 50 paracadutisti in un elicottero, poi questo qui che l'elicottero, poi alla fine l'elicottero cade, no? Come quell'aereo che aveva ucciso Osama Bin Laden, no? Poi l'aereo è caduto, sono morti, sì, sì, tutti, poverini. Infatti, poverini. Era la maledizione, la famosa maledizione di Osama, no, che aveva mandato una fase. Sai perché sono caduti? Vuoi sapere perché? Per non farne dire la verità. No, perché qualcuno poteva parlare e dire guarda che non abbiamo ucciso Osama, abbiamo ucciso qualcun altro. Natura. E allora l'ha fatto fuori. Tutto. È molto semplice, ma natura, no? Ma sappiamo, dai. Crediamo a queste idiozie. Ma no? per carità. Allora. Ma poi scusa, chiudo per la morte di Osama, vi invito, sì, a vedere il video famosissimo, incredibile, clamoroso dell'intervista che fu fatta all'inizio di novembre del 2007 a Benazir Bhutto da quel giornalista inglese di Al Jazeera che parlava di... La quale anche lei, per aver detto queste cose, ha inciampato in un pezzo di piombo che volteggiava nell'aria, così, no, volteggiava. Sai perché? Non potevano dargli il caffè, non potevano dargli il tè, e ti diamo un po' di piombo e se ne parla più. E così è successo, basta. E allora, ha inciampato nel piombo. Appunto. Vabbè. Abbiamo... crisi. Come Kennedy. Come Kennedy, esattamente, sì, proprio così. Allora, andiamo avanti. Con la crisi. Andiamo avanti. Della rivoluzione francese, sì, la crisi, sì, francese è stata determinata da una serie di fattori, errori compiuti da Colbert, errori compiuti dai finanzieri dell'epoca, speculazioni economico-finanziarie dei banchieri che stavano nascendo all'epoca. Ricordiamoci che all'epoca, all'inizio della rivoluzione francese, in Francia c'erano solo banchieri genovesi. Sì. All'inizio della rivoluzione francese in Francia c'erano solo banchieri genovesi, e questo la dice lunga sul ruolo e la funzione dei banchieri nella storia del mondo, dei banchieri genovesi. È bene che lo si dica, è un discorso molto chiaro. Dopodiché la Francia si è anche svenata per combattere l'Inghilterra durante la cosiddetta rivoluzione americana, che è stata una rivoluzione per modo di dire, ancorché però causata da una serie di principi per cui è innegabile che gli Stati Uniti d'America nascono con dei principi che diventeranno poi i classici principi di quella che si chiamerà in un secondo tempo la rivoluzione atlantica, che ha portato poi alla dichiarazione dei diritti dell'uomo. Però lo zampino francese,
in questa rivolta dei coloni nei confronti degli inglesi è stata molto più forte di quanto non si creda, perché buona parte dei coloni si erano schierati con gli inglesi e non con i francesi. Quindi anche questo è un discorso che noi ci dobbiamo ricordare. La spesa che il governo francese ha dovuto sostenere per pagare negli Stati Uniti a sostegno dei cosiddetti ribelli, la spesa è stata fortissima. Dopodiché l'inizio della rivoluzione francese inizia con una grande crisi economica. Allora, le grandi crisi economiche determinano sempre fondamentali cambiamenti e anche le guerre si comportano in questa maniera. Questi sono punti cardine che noi ci dobbiamo ricordare in ogni caso. Da un intervento di questo fondamentale libro La logica della scelta collettiva, questo fondamentale libro ci spiega esattamente, o tenta di intervenire su uno dei temi fondamentali che noi continuiamo a rimuginare tra di noi: chi dice che sono scelte provocate da ristrette élite, chi parla di élite che agiscono all'oscuro degli altri, chi fa di retroscena e cerca per forza il retroscena, chi parla delle masse eterodirette, chi parla delle masse rincoglionite. Noi dobbiamo anche parlare di qual è la logica delle scelte collettive, che riguardano anche i comportamenti razionali. Qui ci abbiamo un intervento che ritengo necessario per delimitare le questioni che intendo esaminare. Nel presente lavoro mi sembra utile riferirmi indietro nel tempo a uno dei caratteri della rivoluzione intellettuale dei secoli XVII e XVIII nel campo della filosofia morale e della filosofia politica. Brevemente si può dire che il contributo innovatore di quei classici autori consiste in un cambiamento di prospettiva nell'indagine sulla costituzione e il funzionamento della società. Attenzione, dall'attenzione alla scena sociale e quindi ai vincoli all'agire fissata a priori da una teleologia più o meno dogmaticamente assunta, l'analisi sposta il suo accento agli attori sociali e quindi al carattere delle effettive e concrete aspirazioni umane per la realizzazione delle quali la società è solo uno strumento adeguato. Eccomi qua Giorgio, scusa l'interruzione. In altri termini, i problemi e i fini della società diventano i problemi e i fini degli individui che la costituiscono, di coloro cioè che convengono volontariamente di interagire allo scopo di soddisfare bisogni e desideri, migliori risultati essendo in generale garantiti dalla cooperazione più o meno conflittuale che si stabilisce tra di loro. Sia consentito di indicare i titoli del sistema triadico di Thomas Hobbes, Il corpo, l'uomo, il cittadino, e dell'opera maggiore di Hume, Trattato sulla natura umana, come testimonianza, sia pure solo nominale, di questa nuova attenzione. Io leggo queste cose per farvi vedere come, nei fatti, già all'inizio della Rivoluzione francese, noi abbiamo la nascita di nuovi paradigmi. Allora loro che significa? Significa che l'umanità di fine Settecento operava, agiva, ragionava, interveniva, provocava sui termini di nuovi paradigmi che corrispondono a una nuova terna cartesiana. Se non ti sforzi di entrare in quei paradigmi, ne esci fuori distrutto, non riesci a capire niente, puoi dire quello che vuoi. Certamente. Noi abbiamo una marea di interpretazioni che non contano assolutamente nulla, perché non hanno possibilità di intervento, di azione, perché non prevedi le conseguenze. Senti, Giorgio. Le conseguenze nella
nella società articolata di oggi, che è una società di 77 miliardi di persone, non possono essere gli stessi di una società in cui in tutto il globo c'erano siano 200-300 milioni di abitanti. Sì, allora sì. È evidente, no? Ma io ti dico una cosa, hai centrato un fatto importante. Ecco, tu hai detto giustamente che alla fine del Settecento, diciamo, saranno stati 300-400-500 milioni di tutto il mondo gli abitanti a quell'epoca, sicuramente la cifra siamo lì. Anche perché se era 1.300 milioni all'inizio del secolo XX, quindi del Settecento siamo un po' come andare a metà o giù di lì. Allora, dato che ma è molto molto meno. Esatto, sì, ci sono state tutte le devastazioni. Immaginiamoci le guerre napoleoniche. Scusa. Infatti, quello. Vedi che la cosa, Giorgio, tu sai benissimo, no? Dico, questo vorrei capire anch'io, parlo di una persona, non è che, ecco, anche perché ci ascolta. Sai benissimo che le varie crisi precedenti, no, sono state risolte tutte, diciamo, attraverso molte guerre. Si distrugge, si costruisce, distrugge e costruisce. Però attenzione, questa crisi qui, che è avvenuta in quando il pianeta ormai tocca i 7 miliardi di abitanti, che come dice spesso il giornalista, non solo lui, Giotto Chiesa, dice che in un sistema finito di risorse non ci può essere uno sviluppo infinito, è una crescita infinita, e questo è vero, perché io mi immagino una cosa, prova a immaginarti il mondo, tutto il mondo, Africa, Asia, che avesse lo stesso tenore di vita, per esempio, che hanno i giapponesi e i tedeschi. 7 miliardi che vivessero tutti come stanno i tedeschi e i giapponesi, quindi consumo incredibile. Secondo te, ce la farebbe un pianeta a sopportare uno sviluppo del genere? Io penso di no. Ti rispondo subito. Prego, prego. Ti rispondo subito. Sì, sì. La tua provisione è un... Io quello che voglio intervenire, sì, è sui problemi della logica. Sì, certo. Dopo devo continuare a leggere quella prefazione, no? Perché è bellissima. Allora, prego. Noi non possiamo fare delle previsioni lineari, perché le previsioni lineari sono sempre fallite. Questa è chiaro. Allora, ti riporto sempre la preoccupazione del grande studioso di geopolitica Fonseca. Sì, che si preoccupava di rimediare pane per 2 miliardi di persone. Mm. Eravamo nel 1950, non sì. Eravamo ai tempi di Adamo. No, no. Eravamo 63 anni fa. Allora, si preoccupava di trovare il pane, no? Per 2 miliardi di persone. Adesso siamo 7 miliardi. Appunto. Evidentemente qualcuno il pane l'ha trovato. Sì, sì. Dice sì, perché ammazzano un sacco di gente. Sì, ma li ammazzavano anche prima. Esattamente. Andiamo a vedere la storia vera. Sì. Di massacri bestiali che hanno sempre fatto. Poi pensi ad esempio che i romani arrivassero da qualche parte e stessero lì, hanno portato una grande civiltà, ma hanno fatto anche una certa qual pulizia. Certo, e qui io mi riallacerei subito al concetto delle guerre fatte dall'Italia in Libia nel primo dopoguerra. Sì. Nel primo dopoguerra i criteri non erano i criteri di oggi, perché oggi ne ammazzano molto di più, non lo dicono e finisce lì. Allora, noi abbiamo avuto degli scontri, no? Nei confronti dei Senussiti, ed era una guerra vera e propria, sì, dove una certa prevalenza militare ha inciso su quegli altri. Sì. Allora, per fare la storia, tant'è vero che dal punto di vista degli storici seri, nessuno sta a tirare fuori storie sulla nostra campagna di Libia. Allora, all'inizio, prima campagna di Libia, quella che fu contrastata dai socialisti italiani, anche da Mussolini. Esatto, 1911. Quando poi, prima che Mussolini si rendesse conto che obiettivamente la Libia è veramente il nostro quarto confine. Quarta sponda. Perché? Perché ci sono delle norme di carattere politico e geopolitico militare, per cui un'isola deve calcolare una penisola con l'Italia in questo caso, deve calcolare che esistono delle zone da prendere in considerazione come quarta sponda. La quarta sponda è la Libia, la quinta sponda per l'Italia è l'Albania. Che tu lo faccia, che tu non lo faccia, lo devi prendere in considerazione. Punto e basta.
Questa è la prima cosa. Quando noi siamo entrati in Libia nel 1911, abbiamo conquistato la Libia alla Turchia, esatto. Perché noi abbiamo fatto la guerra contro la Turchia, non contro la Libia. Esattamente. Prima. Secondo, dal 1911, noi poi siamo stati impegnati nella Grande Guerra, nel 1920 si è posto il secondo problema. Il secondo problema era questo, attenzione, non è che tutti i libici si ribellavano agli italiani, erano quelli che seguivano il Senusso, cioè gli stessi che hanno ammazzato Gheddafi. Punto e basta. Ah, ci siamo capiti. È centrato, senti, a questo punto, i quali sono sempre stati al servizio degli interessi degli inglesi. Dire senussiti significa dire inglesi. Ho capito bene, ma i conti mi tornano. Oh, grande Giorgio, mi torno i conti. Un'altra cosa voglio dire, Giorgio, un'altra cosa. A proposito della nostra campagna coloniale, eccetera, tu sai che in Italia abbiamo un... Soprattutto abbiamo ormai degli storici che ci sputano addosso sul proprio passato in maniera vergognosa. Ma è una questione di mentalità, sì, di atteggiamento. Sì, sì, ma no, comunque è puerile, perché dovremmo imparare dagli inglesi, che dicono, hanno un motto per me fantastico, molto significativo, che dicono wrong or right, it's my country, cioè giusto o sbagliato è la mia patria. E allora ti dico questo, ci sono dei denigratori di professione, sto parlando di uno in particolare di cui ho documentazione diretta e testimonianza diretta tramite un giornalista, Salvatore Francia, che l'ho conosciuto personalmente 10-15 anni. Non fare il nome, anch'io l'ho conosciuto. Va benissimo. Però il quale, persona, ti dirò. Ecco, il quale, lui si, adesso allora, ti dico questo, perché proprio il nostro ascoltatore, Franco Mezzi, mi fa chiamare lui, guardando un documentario, Fascist Legacy, cioè i crimini del fascismo, cosa ha fatto? La televisione della BBC ha intervistato chiaramente Del Bocca, perché sappiamo chi è, e un altro italo ammarracano, Angelo Palombo, no? Cosa nostra fu, i quali hanno sviscerato una marea di minchiate, però scusa la parolaccia, ma proprio è venuta spontanea, su quello che, cioè, gli italiani sembra che abbiano massacrato, solo massacrato, ma nelle colonie abbiano poi fatto nulla, quando invece la realtà è un po' diversa, se permetti. Allora, proprio per rispondere a questa moda, a questa mentalità che tu prima hai detto, vorrei proprio un tuo parere in merito anche... mettendo un po', diciamo così, a fuoco, sì, per quanto tu sai, le figure del generale Graziani e di Rovatta. Tutto qui. Beh, allora, ti dicevo che le cose non è che non siano andate così, sì. Perché la storia è fatta di queste cose. Certo, io mi faccio sappiamo. Spesso ai miei amici cattolici i massacri che i cattolici hanno fatto nella storia della cattolicità. Sono usciti moltissimi libri sui crimini della Chiesa. Certo, lo sono stati America. Crimini terrificanti. Giuda America, ma dappertutto. Ma sì, sì, anche in Italia. Non hanno avuto il coraggio di fare quello. Oh, ma, questo... ma poi il coraggio morale di bruciare vive delle persone, i massacri delle streghe. Allora, siccome le cose stanno così, io non voglio esprimere il relativismo morale. No, no, no. Me ne guardo bene, perché il relativismo morale non fa parte della mia mentalità, della mia moralità. Però neanche io della faccio mia. Parte di quelle categorie che nel momento in cui si schierano decidono subito, o io o tu, chiaro? Sì. Allora, quando l'inglese o l'anglosassone mi parla dei morti provocati in Libia dalla controffensiva italiana, io vorrei che le stesse persone mi parlassero dei massacri che hanno fatto gli inglesi ai tempi della rivolta del Mahdi. Sì, in Sudan, sì, sì. In India pure, in Sudafrica. Non parliamo dei massacri, che i primi campi di concentramento che provocavano la morte delle famiglie erano stati fatti dagli inglesi in Sudafrica, nel Transvaal, dove non potendo difendersi da questa guerriglia eccezionale fatta dai boeri, non dimentichiamoci che tra i boeri combattevano anche i volontari garibaldini italiani contro gli inglesi. No. Contro gli inglesi. Questo lo sapevo. Questo è inedito, questo dicendo.
Io ho visto le fotografie. Io ho visto le fotografie. Va bene, bene. Capito? C'era un distaccamento. Era un distaccamento. Appunto. Erano tutti italiani, tutti garibaldini, volontari, andarono volontari per combattere coi boeri, sì, contro gli inglesi. È interessante che queste cose, certo, le nascondono, no? Perché ci sono i soliti amici degli inglesi, no? Questo non si devono dire, capito? Sì, sì, è tipo Del Boca e Palumbo che fanno queste cose qui. Non potendosi avvalere sui boeri che stavano facendo una guerriglia eccezionale, gli ammazzavano i familiari. Esatto. Poi non parliamo della repressione della rivolta dei Sipois nel 1857, dove fecero dei massacri schifosi, vergognosi, una cosa incredibile. Pigliavano questi qua, non solo i Sipois, pigliavano quelli che potevano, li impiccavano, e mentre li impiccavano gli mettevano un pezzo di carne di maiale in bocca. Siccome quelli credevano che mettendo il maiale in bocca andavano nell'inferno, lo mettevano appositamente. Tu stai parlando delle Filippine? No, quelli sono gli americani, non gli inglesi. No, perché della rivolta dei Sipois, la rivolta dei Sipois in India nel 1857. Ho capito, no, scusa, ho fatto confusione perché, allora, siccome che tu hai parlato di pezzi di maiale che mettevano in bocca, gli americani con certi ribelli filippini di religione musulmana fecero le stesse cose. Ecco perché. Esattamente. È per quel motivo. Esattamente. Lì, esattamente. Brava gente, loro i cattivi siamo solo noi, capito? Sì, 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 ma per allora, loro, figurati, italiani fascisti, tedeschi nazisti, poi nazisti, diciamo un'altra cosa, il termine nazismo è un termine idiota, che non dice un cazzo, che non significa un cazzo di niente, come anche i nazifascisti. Vabbè, ma l'hanno inventato e l'hanno elaborato apposta. Casomai si parla di nazionalsocialismo tedesco e fascismo italiano, che poi anche ambedue i movimenti hanno una radice nazionale socialista, cioè socialismo della nazione. Questo per essere chiari. Siccome loro non vogliono citare il socialismo, perché potrebbero far venire qualche dubbio i signori liberali di stampo inglese, in quello che sente la parola, hanno utilizzato la parola nazista, è evidente. Sì, 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 sì. Allora, voglio ricordare questi aspetti che disgraziatamente per noi fanno parte della storia dell'umanità, c'è niente da fare. Quando io ai miei amici cattolici gli dico avete bruciato vivo milioni di persone, fanno spallucce, e allora pur col cuore sanguinante faccio palluccia anch'io. Non rompere i coglioni, vai a parlare da un'altra persona, capito? Esatto. Allora, siccome c'è questa autoflagellazione, adesso ti voglio far vedere cosa significa la autoflagellazione. Qui è un libro interessantissimo. Vediamo, scritto tempo da un noto invertebrato, Abbe Castelli. Scrittore e filosofo Enrico Castelli, cattolico. Lui, questo è il libro che lui ha scritto per un certo lasso di tempo, e lui nell'immediato dopoguerra è stato anche in Germania. Ed è veramente interessante come quest'uomo sia veramente riuscito con una onestà intellettuale incredibile a far capire certi concetti che veramente mi lasciano perplesso di come qualcuno possa essere così intellettualmente pulito come Enrico Castelli, che presumo ormai sarà morto. Beh, dopo guerra sicuramente sì. Senti come dice questo qua ad Heidelberg, no, per dire il comportamento delle persone, no? Sì, sì. Ma qui è un parallelo, non è crudeltà, è peggio, è idiozia. Heidelberg, ospite nel 1946 di Karl Jaspers, ho assistito a un enorme falò di generi alimentari americani. Siamo nel 1946, sì, la gente moriva di fame. Dopo la guerra, sì. In una pubblica piazza, generi non consumabili dalla guarnigione.
La popolazione assisteva attonita. Motivo: l'eccedenza. La non distribuzione alla popolazione tedesca che doveva essere soccorsa era determinata da un provvedimento. Altri generi alimentari erano stati programmati per la popolazione civile. Chiaro? Queste sono cose che la gente non immagina, non lo sa. Devi leggere per conoscere. Grande Giorgio. La burocrazia statunitense. La burocrazia statunitense vieta l'ermeneutica di un provvedimento economico-finanziario. Il divieto entra a far parte di un diritto senza direzione, la giustizia dell'ingiustificabile. D'altronde, nello stadio ancora collettivistico dell'organizzazione economica e giuridica della Germania, vedi come le cose si vengono a collegare, ecco perché esiste una complessità. Mi ha confidato Walter Hallstein, rettore dell'Università di Francoforte, stadio di cui sono sintomi il razionamento, i questionari e le misure punitive che tutelano la regolamentazione, non è possibile formulare un giudizio sulla situazione giuridica e sociale. Vedi cosa significa avere l'intelligenza e la cultura sufficiente per ricollegare l'una cosa all'altra? È interessantissimo. Grandissimo libro questo, un libro da ristampare, secondo me. Questo qui, oltretutto, sempre in quell'epoca, il 9 giugno è andato a Todd Mauberg nella Selva Nera a visitare Martin Heidegger. E qui ci sarebbe da riparlare, ma a questo punto vorrei citare un'altra frase, ne parleremo ancora, certo. Bene che i nostri amici ragionino come bisogna che ragioni l'uomo del XXI secolo, punto e basta. Hai detto bene. Attento come ragiona questo qui, che è appunto sicuramente un grande filosofo, non se ne parla. Purtroppo non se ne parla perché le persone che dicono cose vere da questo sistema sono censurate, questo se non ce lo mettiamo in testa, cioè guarda, dico una cosa per la prensa la chiude. Io ho apprezzato una frase che ha detto il nostro amico Beppe Turrisi, che ha detto: Albamed è orgogliosa di non far parte dell'Accademia Ufficiale, ma che è una cosa a sé, fuori dal sistema. Accademia della libertà. E grazie a te, e quindi a te dico che ci stai dando questo grande esempio di cosa significa la cultura. E io ti ringrazio. Esattamente. Ti ringrazio veramente, ti ringrazio come penso che ti ringraziano quelli che attentamente da casa ti vedono e ti ascoltano. Allora stai a sentire come continua Enrico Castelli. Questo senso di squilibrio che grava sul concetto di giustizia è forse una delle cose più tragiche. Guarda lì, questo senso di squilibrio che grava sul concetto di giustizia. Non c'è niente di più chiaro, una frase. Idee vecchie trascinate avanti senza che ci si accorga della loro inattualità. La misura non è variata, eppure ciò che si deve misurare è incommensurabile. È quello che ti sto dicendo. Se noi continuiamo a ragionare con le idee vecchie, non possiamo misurare il presente, perché il presente diventa incommensurabile. È vero, sono d'accordo. Cioè, qui l'invito all'evoluzione mentale, in sostanza, che stai facendo. Se no io non t'accetto. Certo. Allora tu, Del Boca, che vai a dire le cattiverie che ha fatto Graziani, è contestualmente vero, però le cattiverie me le devi contestualizzare con tutto il resto. Esattamente. Anche con le cattiverie che facevano loro, perché quello era un esercito a tutti gli effetti. L'esercito senussita non era la popolazione libica, era l'esercito senussita, pagato, finanziato e mandato avanti dagli inglesi.
Esatto, scusami Giorgio, una domanda sì. Che penso che ti faranno anche, ti vogliono fare anche gli amici che ti ascolteranno, che ti ascoltano in questo momento mentre ti vedono. Cioè, l'essenza in uscita mi risulta che insomma, gli italiani, cioè proprio graziani in modo particolare, fu durissima una repressione, perché quando i senussiti catturavano alcuni nostri soldati, non è che li tenevano sprigionieri sì che semplicite, ma gli facevano dei servizi da far paura. E quindi da qui anche la reazione italiana. Tra cui anche il nonno di Adriano Tilger, noto sì. Esponente della destra. Sì, esatto, che era lì, esattamente, sì, bravo, ha ragione, sì. È verissimo questo. Ti sto dicendo, gli italiani, quindi la reazione italiana fu anche dovuto alla violenza che questi inusciti esercitavano quando prendevano prigionieri alcuni. Sì, ma non è detto che sia vero. Allora, però, stiamo ben attenti, quando io parlo di stragi provocate dagli inglesi durante la rivolta del Mahdi, sì. Erano stragi nel vero senso della parola, sì, perché sì, certo. i mahdisti andavano all'assalto con quei fuciloni lunghissimi, cioè quelli che fucilini che noi chiamiamo fucili arabi, no? Ti ricordi che ci sono ancora, ci fanno quelle manifestazioni a cavallo quando quei fuciloni erano gli stessi fuciloni sì. Con cui hanno avuto a che fare ad esempio le truppe spagnole durante la rivolta in Marocco, no? Sì, esatto. Quella di non mi viene il nome. 1850 c'è di lì, ho capito cosa vuoi dire. No, era il generale Franco comandava ha fatto la controrivoluzione in Spagna. L'americana prima, ho capito. No, la cosa di Ibn al Kader, come si chiamava? Non mi ricordo. Sì. So a cosa ti riferisci, ma purtroppo i nomi non vengono in mente. Sì, è che io lo stesso. Questi sparavano con le mitragliatrici contro gente che andava avanti con le scimitarre. No. Sì, io sapevo. È la stessa cosa, concettualmente è la stessa cosa. Sì, non è che abbiamo fatto di peggio. Noi non abbiamo fatto nulla di peggio. Con le mitragliatrici. La violenza. Qualora non si inceppassero. Ricordiamoci bene che la strage di Dogari, che avvenne vergognosamente 500 morti italiani a Dogari, comandati dal colonnello De Cristofori, esatto. 10 anni prima della sconfitta di Adua, sì. Avvenne anche perché questo distaccamento italiano che stava recandosi in una delle fortezze, delle nostre fortezze, che stavano al confine tra l'Eritrea e l'Etiopia, questi qui morirono tutti, anche perché le nostre mitragliatrici si incepparono subito, punto e basta. Non voglio aggiungere. Come mai si incepparono subito, porca miseria? I fucili dei nostri militari erano fucili con le armi per le esercitazioni militari. Questo per dire che cos'è l'Italia, diciamocele e ricordiamocelo bene. Ammazzati 500 connazionali mi fai venire brutti sospetti. Esattamente, andiamo avanti. Allora proseguiamo, come dice il professor Castelli, di questa incommensurabilità il popolo tedesco non si è reso conto e quindi si assiste alla costituzione di tribunali germanici di epurazione. Stai ben attento che cosa facevano in Germania con questa autoflagellazione, altro che del Boca. Dove cessa il processo del tribunale dell'occupante con una assoluzione, là comincia il processo del tribunale germanico che termina con una condanna. Troppe volte, purtroppo. Un tribunale tedesco impedisce al filosofo Martin Heidegger di pubblicare i suoi scritti. Punto interrogativo tra parentesi del professor Castelli. In odium actoris, cioè in odio dell'autore. Certo. Sì. Ieri, più esattamente l'anno scorso, la censura americana, dopo aver concesso a un editore rifugiato da Berlino, a Bonn, di tirare un'edizione di Cappuccetto Rosso
di cui erano salve le stereotipie, lui aveva salvato solo quello. Uh-huh. Diciamo, mi rimetto a fare l'editore e stampo quello. Uh-huh. Ritornava sulla concessione, sequestrando le copie del libro, perché la descrizione dell'uccisione del lupo poteva far sorgere dei sentimenti di violenza. Allora noi dobbiamo ragionare in termini concreti, no? Questa è la realtà, capito? Che cazzo ci vengono a raccontare questi? Le cose stanno così. Se io non conosco queste cose, non posso avere l'idea della complessità, perché la complessità intanto è complessa in quanto io devo inserire all'interno dei miei tre parametri di riferimento, no? Da cui deriva poi la comprensione, la Weltanschauung del momento, no? E devo inserire tutte le nozioni che ho. Se non ce l'ho, non le posso inserire. È chiaro, no? Certamente. Allora, io leggo un'altra cosa, questo è un libro bellissimo, della Fondazione Schumpeter. Fammi leggere. Fondazione Schumpeter. Schumpeter Lectures. Aspetta, Schumpeter. Stato e Fondazione mercato. Schumpeter. Di Orati. Bellissimo. Sì, Vittorangelo Orati, un grande economista italiano. Stato o mercato? Ecco, di chi era quel libro lì? Di sette anni fa. Stato o mercato? Allora, sì, Stato o mercato. Significa che se noi diciamo Stato, diciamo non mercato. Sì. Se noi diciamo mercato, significa l'antitesi dello Stato. Allora tu vuoi, imponendo la logica e la filosofia, nonché l'ideologia e la religione del mercato, distruggere il mio Stato? Io dico no, io sono per lo Stato contro di te mercante. Sì, sì. È chiaro, no? Chiarissimo. Senti quello che scrive appunto il prefattore di questo libro, che raccoglie tutta una serie di interventi. Il prefattore si chiama Stefano Zamagni, Adjunct Professor of International Political Economy, John Hopkins University, Bologna Center. Come noto, l'Occidente sta perdendo qua, attenzione a quello che dico, perché ti rispondo a quella tua richiesta di percezione del concetto di crisi. Sì, noi abbiamo sempre detto, e siamo contenti, che l'America sta perdendo il suo ruolo. Ma non è che siamo contenti perché non ci va, l'America ci sta antipatica e tanto quale, e perché noi ci sentiamo estranei a quei processi. Noi siamo contenti che l'America perda parte delle sue grinfie, che sono grinfie usuraie, no? No? E Israele centriche, perché vogliamo avere margini di libertà, ma non che noi la nostra collocazione europea la dobbiamo cambiare. Noi siamo europei, siamo favorevoli all'Eurasia, ma in punto, in quanto europei siamo europei, io mi sento italiano ed europeo. Italiano in quanto eurasiatico, in quanto eurasiano, in quanto eurasista, no? Allora senti cosa dice. Attenzione, questo è stato scritto, adesso ti dico quando è avvenuto il convegno. Sì, il convegno è avvenuto qualche anno prima, questo è stato stampato nel 2010. Come noto, l'Occidente sta perdendo quote di potere a favore dei paesi e delle aree emergenti del pianeta. È verissimo. Sono gli americani che non lo vogliono capire, sono gli ebrei, la lobby ebraica che ha in mano l'economia e il potere degli Stati Uniti, che non riesce a capire che devono smobilitare, che si devono togliere dai coglioni loro e tutto il loro armamentario ideologico di falsificazioni continuative durate 2000 anni. È chiaro, no? Chiarissimo. Come ci dimostra l'ebreo palestinese Shlomo Sand, che ci parla apertamente dell'invenzione del popolo ebreo. Sì, infatti ho letto gli articoli in rete in merito. Esatto. Allora, come noto, l'Occidente sta perdendo quote di potere a favore dei paesi delle aree emergenti del pianeta. Si sapeva. Che si poteva accadere. L'aveva previsto... Ma certamente. L'aveva previsto... Era prevedibile questo, eh? Lo sapeva Ledin, l'ha preconizzato Brzezinski, qua l'aveva
proposto una geopolitica di tre punti di riferimento proprio per contenere questo. Però se tu non sai che la conseguenza dell'occidentalizzazione è la perdita di potere dell'Occidente, vai a fare un'altra cosa, ci sono tante cose da fare, ci sono le persone che vanno a pagamento a fare il tifo sportivo, vai a fare il tipo alle partite sportive, cazzo, vieni a rompere i coglioni. No, attento, ma ciò avviene senza una responsabilità diretta di questi ultimi, attento. È l'Occidente stesso, infatti, che ha avviato quel processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali e del lavoro e quel processo di transizione al post-fordismo che sono all'origine della situazione attuale. Verissimo. In tale ottica, la globalizzazione può essere vista come una formidabile occasione di inclusione. È vero che esiste la globalizzazione voluta da loro ed è quella che noi combattiamo. Ma la globalizzazione significa anche inclusione, cioè sì. Se io voglio la globalizzazione ti metto dentro anche te indiano che prima stavi ai margini, metto dentro anche te cinese che prima stavi ai margini, metto dentro anche te indonesiano, metto dentro anche te africano, perché sì. Noi possiamo dire quello che vogliamo di quello che sta succedendo oggi in Africa, sì. Ma non che lo scontro diretto che in Africa c'è tra Stati Uniti e Cina non comporti anche il coinvolgimento delle classi dirigenti africane che prendendo una posizione vengono alla ribalta, mentre prima non c'erano. Ma scusa, il Kenya sta prendendo posizione. Certo, per forza. Ha già cominciato. Sono costretti a... Allora, se noi parliamo di decolonizzazione, allora diciamo, c'è stato un periodo colonialista in Africa sì. Che è finito con la fine del secondo conflitto mondiale. Esattamente. No? Come dicevamo noi, che la fine dell'Inghilterra incominciava da Jarabu, sì, è vero? La famosa canzone del 40. Esatto. Tanto è vero che, vedi caso, la fine dell'Inghilterra è iniziata in Africa. A Jarabum. Jarabum è in Africa. Esattamente, in Libia. Sono delle collocazioni geografiche ben precise. Esattamente, proprio così. Allora, cosa hanno fatto le potenze occidentali? Nell'abbandonare hanno creato delle classi dirigenti, no? Loro tributarie, che sono quelle che hanno comandato in Africa fino ad oggi. Sì, sì. Chi si ribellava, chi si ribollava, veniva immediatamente ammazzato. Uno di questi è stato Lumumba, Patrick Lumumba, sì, sì. Che voleva effettivamente l'indipendenza del Congo. L'hanno ammazzato subito nel 73. Chiaro? Adesso però cosa succede? Che nello scontro, che è naturale, nello scontro che c'è in atto, e lo ripeto, lo scontro che è in atto in Africa oggi è tra Stati Uniti d'America e piccoli servitori locali, no? Tipo Francia e Inghilterra, sì, sì. Con la Cina, sì. La quale Cina sta facendo una politica di coinvolgimento di classe dirigenti. Infatti, per questo vado. Nelle quali classi dirigenti non possono che essere coinvolte e alla fine chiedere margini di indipendenza, chiaro, no? Ma infatti, volevo dire, Giorgio, il fatto che la Cina sia intervenuta in Africa, per me, secondo me, creerà comunque, come hai detto tu adesso, un risveglio nelle classi dirigenti africane, anche per avere, ancora un ruolo, diciamo, molto di più di quello che ha avuto fino adesso, quindi di contare anche sulla scena mondiale, perché paesi grandi, di grandi risorse, e non posso, insomma, a un certo punto devono farci riflessione, non posso star lì sempre a dare e senza far nulla, quindi a un certo punto cominciano a svegliarsi. Per esempio il caso del Kenya è emblematico in questo senso. Certamente. E non è chiarissimo. Però in funzione anti-americana, questi qui, attenzione, in funzione anti-americana. È ovvio. Gli americani, invece, attraverso l'Arabia Saudita, finanziano quelli che fanno questi colpi di Stato, sperando quei colpi di Stato, come il colpo che hanno fatto contro il supermercato, perché sì, è il casino, eventualmente... A proposito, sono sbagliato in Kenya, bloccato. Ma hai visto quante stranezze è venuto fuori da quel colpo al supermercato in Kenya?
praticamente agenti inglesi. Ma capi su. Sì, ma agenti inglesi che sono travestiti da terroristi, cioè non si capisce, non si è capito bene, cioè insomma tutto un mistero, cioè praticamente è stata tutta una sceneggiata, sono morti circa non so quante decine di persone, e alla fine i colpevoli chi, dove sono? Una donna inglese, un uomo inglese, ex servizi segreti inglesi, le special air service, poi sono tutte le truppe speciali israeliane, poi quelle americane, insomma è tutto, non si capisce, eh sì. Se adesso di conti interna. Questa è la ragione per cui la repressione è stata rapidissima e immediata. Punto sì, e basta. Esatto. Secondo il criterio tipico dettato dalla logica putiniana, sì, e messa in atto dalla Cina. Punto e basta. Esattamente. Andiamo avanti su questo discorso perché è importante. L'Occidente, sì, stesso, infatti, che ha avviato quel processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali e del lavoro e quel processo di transizione al post-fordismo che sono all'origine della situazione attuale. In tale ottica la globalizzazione può essere vista come una formidabile occasione di inclusione, vale a dire di redistribuzione del potere e della ricchezza tra le diverse aree del globo. Un'occasione che non ha pari nelle epoche precedenti. È vero. Perché non esisteva la globalizzazione, c'era la globalizzazione cattolica, ma era di un altro tipo, non era sì, di questo. Certo, certo. Non è certo casuale che le voci di preoccupazione o di protesta nei confronti della globalizzazione si odono assai più al nord che non nei paesi che sono da poco decollati o in quelli che stanno per decollare. Bene, bene Giorgio, direi che... E l'eterogenesi dei fini che interviene, finisco. Sì, se, sì. Ciò si stenta, se di ciò si stenta a rendersi conto è perché troppo a lungo si è dato per scontato che i popoli del sud dovessero rimanere ancorati a un prefissato stadio di sviluppo e dovessero accontentarsi della filantropia dei popoli del nord. Non è così, la storia è un continuo divenire. Allora, come direi, la conclusione, come risposta alle tue preoccupazioni, sì, la risposta è questa. Certo. Allora, no, beh, sono non, è per me. Esista, non è che esista una crisi in se stessa, esistono rapporti di forze che a un certo punto si risolveranno in una maniera o nell'altra. In questo rapporti di forza, se noi perdiamo, ce la becchiamo in saccoccia, altro che crisi economica. È vero. Molto peggio. Penso, adesso, penso proprio di sì, oh, bravo, no, è già entrato l'argomento. L'ultima frase. Noi oggi siamo partiti con il ruolo dei negrieri, sì, però sì, anche questo è un ruolo ambivalente. Oggi questa gente importa, no? Negri in Italia perché si guadagna sopra, sì, c'è un sì, guadagno intrinseco, sì, sì, è vero. Si guadagnano i preti che sono all'origine di buona parte delle cooperative che curano questi qua, esatto. C'è un guadagno generale, per cui quello l'unico che ci rimette è il popolo italiano. Infatti è bello che non allora capisce che il suo buonismo, il popolo italiano, si sta suicidando. Sì, ma non è buonismo, gli italiani gli italiani subiscono quello che dicono gli altri, ce ne sono pochi. Non credo che ci siano molti italiani oggi che credono alle cazzate che dice Chienghe. Speriamo, e non credo che speriamo, ci siano italiani che credono alle idiozie che dice Boldrini. Guarda, veramente io non ne conosco, non ne ho mai conosciuti, guarda. Senti veramente. Giorgio, allora, per concludere, adesso che concludiamo perché abbiamo stato parlando allora, sì, ti chiedo solo un minuto di orologio, per accontentare il nostro ascoltatore, sì, come due parole, sì, su quello che sai sul generale Roatta, cioè chi era questo personaggio? Se sai qualcosa sul generale? Ma guarda, Graziani sembra che sa, ma Roatta non tutti lo sanno. No, dillo te, sì, ma... Così se sai qualcosa... Quello che puoi sapere. Personalmente, io personalmente in questo momento non lo voglio nemmeno citare. Ma perché così, su questi personaggi, un personaggio, ad esempio, Roatta fu chiesto dagli jugoslavi, lo volevano processare, no? Sì, sì, sì. Ti ricordi? Sì. Nel dopoguerra. Che sì, pensi che gli italiani gliel'abbiano dato? No. Appunto. Allora, così. Allora, ho capito tutto. Perché, perché aveva fatto fucilare un po' di partigiani. Sono stato. Ma siamo. Ho capito tutto, basta.
ci siamo capiti, ci siamo capiti, Giorgio, va bene, senti, magnifico come allora, sempre. Quella razza lì è la razza italica, allora... Sì, aspetta che c'è un blocco. Niente, cosa devo dire? Devo dire che povero Mussolini che si è affidato a quella gente, punto e basta. Esatto, dice, aveva il compromesso con re, aveva il compromesso con re, e allora... Dovevi aspettare di essere ultra sconfitto per chiudere quel compromesso? Esatto, esatto. Hai ragione. Che cazzo. Allora diciamole le cose. Hai detto tutto. Sei stato chiarissimo, Giorgio. Magnifico, magnifico, magnifico. Allora, sì, ma il bello che, capito, gli jugoslavi dice sì, dobbiamo processare criminale di guerra, cioè, l'Italia, ancorché sconfitto, sì, domani, dopodomani. Sì. Hai fatto una grandata. Lasciamo stare, ma Giorgio, grandissimo, ti ringrazio. E per me è stata una bella chiacchierata. Sì. Speriamo che abbiamo soddisfatto e abbia dato più motivi di riflessione a chi ci ascolta, perché l'Italia ha tantissimo bisogno, a me l'italiano, la loro maggioranza, di pensare a ciò che veramente accade e a ciò che veramente è, e non andare per l'ordine. Ricordiamoci sempre questo. Logica della scelta collettiva, la logica della scelta collettiva. Bene, ne riparleremo in seguito. Sì, io parlerò quanto prima. Se anche domani. Raccontiamo il problema della logica della scelta collettiva, sì, individui razionali e decisioni pubbliche, sì, non possiamo fare niente oggi. Esattamente, no, sì. Ma o sai queste cose o non le sai. Ho parlato con sai queste cose? Ascolta, sì, sì, è verissimo. Poco fa ho parlato di questo argomento con Elia. Proprio sull'ingegneristica, sì, di associazione, che in Italia manca un'ingegneristica di associazione, di sociale, di saper organizzare, purtroppo manca. E anzi, lo affronteremo subito con il discorso, con il libro lì, tiro da parte, perché ne parliamo presto, perché è un problema serio che ci riguarda tutti. Ecco, questo è per essere. Allora, senti, adesso mi è venuto il nome, mi è venuto in testa il titolo di un libro scritto da un noto scrittore francese, di cui però in questo momento non ricordo il nome, che riguardava appunto le prime guerre fatte dalla Francia repubblicana, intitolata questo libro In guerra con le ciabatte. Ah, ne parliamo. Mi dà l'idea dei grillini. Sì, sì, vedi che anche tu ci sei arrivato, come lì, prima. Bravo, bravo. Allora niente, ci sentiamo. Perfetto, no, ha detto proprio così, guarda, hai centrato profondamente il problema. Ne parliamo presto, da domani, massimo dopodomani, ne parliamo di questo fatto. Ti ringrazio, Giorgio, e a presto. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.